Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo qua allo stand di Samsung per il Mobile World Congress 2015 in compagnia di Samsung Galaxy S6 e Apple iPhone 6 per un brevissimo confronto, sarà più che altro un confronto dimensionale, di estetica e poi di qualche caratteristica. Partiamo proprio dalle caratteristiche. Abbiamo per il Samsung Galaxy S6 un display da 5.1 pollici QHD, quindi 577 pixel per pollice, contro un display poco più che HD per l'iPhone 6 da 4.7 pollici, quindi una densità di pixel nettamente inferiore rispetto a quella del Galaxy S6. Entrambi in colorazione bianca, come vedete entrambi hanno le cornici in alluminio, sono leggermente diverse, quelle dell'iPhone sono più stondate, spero che riusciate a vederli, vedete, mentre quelle del Samsung hanno una specie di diciamo bordino interno che va concavo tra virgolette, che si può vedere solo dal vivo, in foto e in video è difficile farvelo vedere. Parte bassa è da dire che assomiglia veramente parecchio, sicuramente la griglia qua è doppia, non è una sola fila come sull'iPhone, però è innegabile dire insomma che da questo punto di vista hanno sicuramente ripreso qualcosa. Il tasto centrale è fisico per entrambi, qua abbiamo anche il tasto multitasking e indietro. Sul retro fotocamera da 8 megapixel per iPhone 6 con autofocus e flash LED, contro una 16 megapixel con stabilizzatore ottico con autofocus, flash LED e anche il sensore sensore per i battiti cardiaci per il Galaxy S6. Il retro dell'S6 è in vetro Gorilla Glass 4 come anche la parte frontale, mentre per l'iPhone 6 il retro è in alluminio, come vedete. Personalmente nella versione bianca preferisco l'S6 perché non si vedono neanche tante ditate, però l'S6 nelle altre colorazioni trattiene veramente un sacco di ditate e si vedono e danno molto fastidio. Però vi faccio anche delle dimensioni come sono: nonostante il display sia da 4.7 pollici, quindi decisamente più piccolo, le dimensioni non sono così diverse, saranno sì o no 2 mm in altezza e circa 3 mm in larghezza, 3 mm direi, quindi veramente pochissima differenza. Anche il peso non è così diverso, si parla di una decina di grammi, quindi poca cosa. Ovviamente farò un confronto più dettagliato quando tornerò in Italia, quando li avrò bene o male in mano tutti e due per la recensione. Comunque, caratteristiche, finiamo il discorso caratteristiche. Il processore qua è un octa-core Exynos da 1.8 GHz a 64 bit, forse ho sbagliato i GHz, scusate, è 2.1 GHz, ecco, adesso li abbiamo precisi, più un quad-core da 1.5 GHz con Android 5 e 3 GB di RAM, 32, 64, 128 GB, mentre per l'iPhone abbiamo il solito processore chip A8 di Samsung, dual core, 64 bit con 1 GB di RAM e 16, 64 o 128 GB di memoria interna. Per i prezzi non si sa ancora nulla, però fra qualche mese sicuramente tutto sarà chiaro. Per questo video è tutto, ricordate il like al video e la condivisione e iscrivetevi in tanti al canale. Ciao!